Da questa città della pace, ripeto con la forza e la mitezza dell'amore, rispettiamo la creazione e non siamo strumenti di distruzione. Dal cuore di Assisi, a pochi passi dalla tomba di San Francesco, Papa Bergoglio ha nuovamente lanciato un appello per la pace tra i popoli. Cessino i conflitti armati che insanguinano la terra, ha detto con forza il pontefice. Tacciano le armi e dovunque l'odio cede il posto all'amore, l'offesa al perdono e la discordia all'unione. Sentiamo il grido di coloro che piangono, soffrono e muoiono a causa della violenza, del terrorismo o della guerra in Terra Santa, in Siria, nell'intero Medio Oriente, nel mondo. Davanti a migliaia di persone radunatesi per la Santa Messa, il successore di Pietro, che del poverello di Assisi ha voluto prendere il nome, ha ricordato l'esempio fulgido di San Francesco, patrono d'Italia. Egli infatti seppe rivestirsi di Gesù, consapevole che il crocifisso non ci parla di sconfitta o di morte, ma di vita e di un amore capace di sconfiggere il male, e seppe abbracciare la vera pace di Cristo, avendo rispetto per tutto ciò che Dio ha creato. La pace francescana non è un sentimento sdolcinato, ha concluso il pontefice nel corso dell'omelia, e neppure una specie di armonia panteistica con le energie del cosmo. La pace di San Francesco è quella di Cristo e la trova chi prende su di sé il suo giogo, cioè il suo comandamento: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E questo giogo non si può portare con arroganza, con presunzione, con superbia, ma solo con la mitezza e l'umiltà di cuore. Sono venuto per rendere lode al Padre.